Cresco è un progetto nato all'interno di un programma della Regione Basilicata. All'interno del patto con i giovani c'era questo programma Visioni Urbane che sostanzialmente aveva come obiettivo quello di creare alcuni centri per la creatività diffusi sul territorio lucano, e che poi sono quelli abbastanza conosciuti di Casa Cava, il centro Tilt di Marconia, Cecilia, eccetera, eccetera. Parallelamente a quel percorso più istituzionale, quelli che hanno seguito, le associazioni e le organizzazioni culturali che hanno seguito tutto il programma di Visioni Urbane, che è durato diversi anni, a un certo punto si sono interrogate sulla possibilità di creare un percorso e un soggetto che potesse in qualche modo dare delle risposte un po' più concrete alle esigenze economiche sia dei soggetti coinvolti, sia appunto delle strutture che poi sono state create, le strutture dei centri per la creatività. In un primo momento, attraverso uno studio fatto, era venuto fuori che c'era una possibilità concreta nel costituire una fondazione di comunità, perché c'era un programma della Fondazione con il Sud che finanziava e sosteneva la costituzione di fondazioni di comunità sul territorio. A un certo punto, però, diciamo, di questo percorso fatto, ci siamo resi conto che la fondazione di comunità non era proprio l'organo ideale per noi, per una serie di motivi molto tecnici, per cui abbiamo trasformato l'idea e abbiamo così dato avvio a un percorso per costituire una fondazione di partecipazione, che in questo momento raggruppa circa 25 soggetti di tutta la regione, che daranno appunto, animeranno le iniziative di questa fondazione. La questione dello stewardship, e quindi del sostegno alle attività che gli enti locali o comunque che gli enti dovrebbero fare sul territorio, è una cosa abbastanza delicata, perché in qualità di operatori della cultura riconosciamo un momento di difficoltà oggettiva. Sappiamo che effettivamente le istituzioni non riescono a dare risposte adeguate agli stimoli che vengono dal territorio, da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista sociale, nel senso che bisogna stare attenti a non considerare questi percorsi come percorsi sostitutivi ai percorsi che dovrebbe comunque garantire l'amministrazione centrale, la regione o le amministrazioni locali. Per cui quello che stiamo cercando di fare, soprattutto ragionando con i territori, perché la vocazione di Cresco è quella di lavorare sui territori, su territori specifici, prendendo in esame delle questioni che sono di ambito territoriale, quindi lavorando soprattutto nella provincia, nelle province di Matera e Potenza, e cercando di capire in ambiti territoriali un po' più larghi, coprendo due, tre, quattro paesi, quali sono le esigenze di questi paesi, e progettare insieme a loro e insieme alle persone che vivono in quei territori delle soluzioni per poter dare un minimo di respiro anche economico. Queste soluzioni ovviamente non sono soluzioni di grandissima portata economica, però sono sicuramente dei progetti che potranno in qualche modo attivare delle risorse a livello locale. Allora, mi viene abbastanza semplice fare riferimento ad un'altra fondazione, questa però è una fondazione di comunità, che è attiva a Messina, che si chiama appunto Fondazione Comunità di Messina, che ha fatto un percorso veramente virtuoso. Loro hanno sfruttato qualche tempo fa gli incentivi per installare impianti di creazione di energia alternativa, e quindi sfruttando i margini di guadagno e di interesse derivanti da quelle dei profitti dell'energia alternativa, hanno cominciato a fare delle attività, ma sono stati abbastanza intelligenti perché hanno coinvolto tutti gli enti territoriali, tutti gli enti pubblici, quindi le scuole, i centri di assistenza per anziani, gli ospedali, chiedendogli di conferirgli un patrimonio che a loro sicuramente non serviva, no?
hanno chiesto di mettere a disposizione della fondazione il tetto delle loro strutture, che è una cosa che generalmente non viene utilizzato. Sul tetto hanno installato gli impianti, generalmente sono impianti fotovoltaici, e hanno fatto in modo che da quegli impianti loro potessero ricavare degli interessi e quindi una quota economica, e le strutture ospitanti potessero avere un'energia a costo abbattutissimo. Questo è molto interessante perché innanzitutto mette in rete gli enti, anche attraverso un percorso che apparentemente non riuscirebbe a mettere in rete enti locali, quindi soltanto per aver conferito questo patrimonio alla fondazione loro entrano in una rete. Poi i soldi che la fondazione riesce a ricavare da questo percorso vengono messi a disposizione per fare attività nelle strutture stesse. E quindi si creano dei soggetti nuovi, delle cooperative, che per esempio possono gestire dei servizi per gli enti che ospitano queste strutture. Credo che forse Ammonastri ha dato la possibilità al gruppo di Ammonastri, quindi degli Edge Riders, coloro i quali sono stati ospitati a Matera, di capire effettivamente come è strutturata la società culturale e l'ambiente culturale della città di Matera. E soprattutto ha dato la possibilità a noi di comprendere che bisogna fare veramente un passo in avanti. E noi siamo abbastanza comodi e aspettiamo sempre che queste nuove realtà vengano a conoscerci. Io per primo, una delle cose che contestavo del progetto di Ammonastri era il fatto che non c'era stata abbastanza, non c'era stato un avvicinamento da parte dei ragazzi che erano venuti ad Ammonastri verso le realtà locali. Invece probabilmente c'è davvero una difficoltà nostra ad avvicinarci a delle cose che consistono in novità. Mi aspetto che si cominci a riflettere su quello che è necessario fare qui, perché probabilmente vanno prima avviate delle azioni efficaci sul territorio e poi dall'analisi di quelle azioni probabilmente si può partire per costruire qualcosa di più importante che possa essere un modello esportabile, così come ci auguriamo e così come è anche dichiarato nel dossier di candidatura.